Ho messo questo cerchio nel grano che è comparso il 29 giugno di quest'anno perché mi ha colpito molto come simbolismo e si lega a tutto questo discorso che vi sto facendo perché è un simbolo che si lega alla Santissima Vergine. È il segno, il cerchio nel grano del 555. Abbiamo cinque cerchi nella periferia del pittogramma, abbiamo altri cinque cerchi nella mezzeria e abbiamo cinque cerchi interni e un cerchio centrale. Vi faccio vedere come si legge un cerchio nel grano. Quindi abbiamo 3, 5, questo 5, questo 5 e questo 5. Il 5, 5, 5 è il numero della Santa Vergine che noi sappiamo profeticamente è quella che schiaccerà la testa del serpente, quindi quella che sconfigge il male. Quindi il 555 della Santa Madre si contrappone al 666 che voi tutti sapete, numero che c'è nell'Apocalisse di Giovanni, è il numero dell'Anticristo. Quindi il 555 si contrappone all'Anticristo. Dentro la stella a cinque punte, che è un simbolo di forza spirituale, di diciamo trascendenza spirituale, abbiamo un pentagono che è il simbolo della forza. Non è un caso che il pentagono, sede del comando militare americano, sia con quella forma, perché il pentagono esotericamente richiama la forza, indica la forza. Quindi il pentagono è il simbolo e anche etericamente l'espansione della potenza militare degli USA. Quindi il pentagono dentro la stella del 555 è la forza della Santa Vergine che scaturisce dal divino, che è il cerchio centrale. Poi, se andiamo a vedere nell'iconografia, nella tilma dell'apparizione di Guadalupe in Messico, la Vergine è poggiata su una mezzaluna. Quindi è un condensato di significati che indica che la forza della Santa Madre si sta manifestando in questo tempo al mondo. Nel momento in cui ho fatto questa analisi di questa figura, ovviamente non immaginavo tutto quello che sarebbe avvenuto dopo, che è stata una conferma assolutamente inaspettata di questa analisi della figura che io ho fatto prima, ovviamente, di. Vivere gli eventi che abbiamo vissuto. Questi sono dei servizi che sono stati realizzati per la TV messicana, che gentilmente ce li ha concessi, quindi parlano spagnolo, ma vi faccio vedere un attimo, salterò molte cose perché non c'è tempo di fare tutto, ma vediamo il Bueno, pues momento. regresamos a esta formación cerca de Devices con nuestro amigo Giorgio Bon Giovanni para que la viera de primera mano, para que tuviera su primer encuentro con los llamados círculos de Inglaterra, con los mensajes que vienen seguramente desde otras inteligencias. Y aquí pudimos platicar con él. Además, le mostramos pues las imágenes que pudimos obtener desde estos pequeños drones. Aquí le Beh, presento le el reporte. immagini che hanno sorvolato i cerchi nel grano sono state realizzate con dei droni sofisticatissimi, telecomandati, piccoli aggeggi che sono dei gioielli della tecnica moderna. Prima bisognava volare con aerei e elicotteri, adesso è semplicissimo. Addirittura li abbiamo usati come ricognitori. Quando andavamo a cercare i cerchi nel grano, che magari erano molto dentro i campi, quindi difficili da individuare, usavamo i droni come ricognitore. E siccome questi droni rientrano da soli alla base quando si allontanano troppo, vedendo la direzione dal quale rientravano, noi sapevamo da che parte andare. Per Giorgio era molto difficile camminare per i campi perché le stimmate dei piedi, ovviamente sul terreno sconnesso dei campi, gli permettevano solo piccoli tragitti. Ecco, queste sono le apparecchiature di controllo remoto del drone che sta filmando. Yo, ¿qué te parece estar viendo las imágenes aquí en vivo?
Me parece algo extraordinario, emocionante. Si sente? Para mí es la primera vez que yo puedo estar en un círculo de trigo con ustedes, con Jaime Maussan, y la emoción es de verdad grande. Y también el significado espiritual para mí, aparentemente el círculo donde adesso lo vediamo, estamos en este momento tiene un significado cósmico. Hay un sol, parece que hay planetas como Saturno, y creo que atrás hay un mensaje también. Da terra non si riesce mai a capire il simbolo, ecco qui. È un simbolo del sistema solare. Abbiamo qui una fiammata solare, qui probabilmente è un simbolo che si riferisce alle cosiddette sfere di Dyson, un messaggio cosmico. Che sono degli oggetti di Saturno, di Venus, assurdi, però previsti dagli scienziati. Incluso hemos descubierto lo que parece questo ser las famosas esferas de Dyson, che ya Fernando Correa nos dará, Dyson pues ha previsto che civiltà super evolute potessero inglobare tutto il loro sistema solare dentro una gigantesca sfera che assorbe l'energia del Sole e permette a queste civiltà di viaggiare con l'intero sistema per l'universo. La cosa assurda è che oggetti molto simili a queste sfere sono stati osservati caricare energia dal nostro Sole. Stiamo con questa aspettazione, incluso Gary King también ha commentato lo stesso, así es que pues vamos a ver. Vamos a ver ecco, che un piccolo però, esempio di questo viaggio è in spagnolo, quindi prossimamente li tradurremo in questi filmati, per cui potremo goderceli anche in italiano. Ecco, Giorgio ha sanguinato due volte in Inghilterra, è un fatto che con questa frequenza ormai accade raramente, perché dopo 25 anni di stimmate il fenomeno un po' si è diradato, perché molto difficile, prima era ogni giorno, a volte anche due volte al giorno, quindi grandissimo peso fisico, che la sanguinazione è estremamente dolorosa. Invece in Inghilterra, in distanza praticamente un giorno sì, un giorno no, ha sanguinato, e la prima volta Giorgio ha permesso alle telecamere, dopo tanto tempo, di poter riprendere alle telecamere di una televisione, di poter riprendere la sua sanguinazione. Per me è stato molto emozionante, perché Maussan è stato il primo giornalista a investigare con medici, psichiatri, eccetera, il caso delle stimmate di Giorgio, che è risultato assolutamente vero e inesplicabile, inspiegabile per la scienza. E io mi ricordo di questa intervista che Maussan fece 25 anni fa in una sala, in una stanza, in una camera per essere esatti, di un hotel siciliano, perché eravamo andati tutti lì, perché Maussan andò lì per intervistare il padre spirituale di Giorgio, che era Eugenio Siragusa, all'epoca ancora vivente. E la scena è stata, la scena e l'emozione sono state praticamente le stesse. Es mucho el dolor. Sí. Giorgio deve estendersi su un letto, su un divano, perché nel momento in cui le ferite si aprono e sanguinano, il dolore è così intenso che lui deve concentrarsi per controllarlo, quindi deve stare disteso, non riesce a muoversi, tantomeno a stare in piedi. Posso avere momentaneamente un po' più di volume qui, Stefano? Della gente che soffre. Che è molto... Non è difficile amarsi. Però a volte è difficile soffrire tanto dolore, tan costantemente. Sì, è vero. Però se è per una causa bella, vale la pena. Questo... pues de alguna manera es una señal para la gente. Sí. Recuerda a Cristo crucificado y sobre todo por qué se hizo crucificar, para ayudarnos, para salvarnos, para amarnos, para estar cerca de la gente que no tiene nada, la gente que vive en la guerra, los perseguidos. Me gusta un Dios así, siempre
Nos presentaron un Dios autoritario, violento, pero esta parte de Dios que se acerca humildemente a sus criaturas es un Dios hermoso. ¿Y piensas que esto que pasa ahora es por el momento que estamos pasando? Por la gran sufrimiento humano. Creo que vamos a terminar una catástrofe, pero luego empieza, así como dijo la Virgen de Fátima, una era nueva. El precio es alto, pero lo importante es que llegamos a una nueva era. Que los niños pueden llegar a una nueva era. Bueno, ahora la gente en México, en todo el mundo va a ver, pues qué tan cierto es esto y cómo sangras constantemente y el dolor que te causa. Sí, me sorprende hasta a mí mismo después de 25 años. Es un milagro y no sé por qué yo, pero sí, es un milagro. Quizás no soy digno, pero también tengo el honor de ser un testigo. Pero además, luchas contra la mafia, contra el mal, pues es realmente sorprendente, ¿no? Es mi obligación hacer, si pretendo ser un mensajero de Cristo en mi tierra, en Sicilia. Es mi obligación hacer algo en contra del mal, de lo que para nosotros sicilianos es el demonio. Lamentablemente estos hombres lo encarnan, pero yo no tengo miedo a ellos. Quizás ellos a mí un poco, no lo sé. Hago lo que puedo. ¿Quieres decirle algo a la gente ahora que nos está viendo en todo el mundo? Sí. Anhelar a la paz, luchar por esto, eliminar cualquier forma de guerra, de violencia. Necesitamos un mundo diferente, respetarnos más. Somos todos hermanos. Y luchar por esto. Si no, no tienen futuro nuestros hijos. Esto. Pido a la gente paz, amor, unión, también justicia, que falta mucha justicia en el mundo. Ahora mismo lo que pasa en Palestina, Sí. en Israel. Un genocidio. Puede ser que la tierra va a reaccionar y va a golpearnos para invitarnos a cambiar. Pero yo creo un mundo nuevo. Creo en la segunda venida de Cristo. Para mí esta señal que tengo y otras que se manifiestan anuncian esta venida de Jesús. Entonces, Pronto. pronto, no sé la fecha, pero el tercer milenio es, creo, la era de Cristo. Pues muchas gracias, Gracias a Giorgio. ti, Fabio. Subito dopo, Maussan era già tardi perché eravamo stati in giro per i campi, quindi alle 6, ogni giorno alle 6, c'era la diretta col Messico, con le nuove tecnologie molto più facile di un tempo. E Giorgio, nonostante il dolore, è sceso subito nella sala dove era stato allestito lo studio per la diretta. E questo è il momento, l'ho registrato io col mio smartphone, il momento in cui Giorgio entra con le stimmate scoperte. Altro fatto che non accadeva da tantissimo tempo, che lui si presentasse pubblicamente con le ferite, perlomeno delle mani visibili, che secondo me è il segno profondo che le stimmate dovevano essere presenti in questa zona dove c'è questo importantissimo segno delle civiltà extraterrestri che sono appunto
y cerchi nel grano. Extraordinario estar compartiendo con él este viaje, estar aquí en Inglaterra, allá en los campos de cultivo por primera vez, ¿no? Allá viene Giorgio, me avisa porque me dijo que si se sentía un poco mejor iba a venir, y le dije, pues desde luego no te preocupes, perdón que te haya interrumpido, pero nos avisa de aquí que sí va a bajar. ¿Sí? Bueno, veremos. Aquí está el Fernando Correa, astrónomo. Ecco il momento di ancora, ancora barcollante per la fatica di sostenere il dolore della sanguinazione. Dopo due giorni è successa la stessa cosa, il programma che durava un'ora ogni giorno. Che tremendo, che forte, che Jaime riallenta la tensione che aveva caricato durante la sanguinazione, l'intervista, che però continua a commentare la difficoltà e la durezza di sopportare un segno come le stimmate. Nella notte Correa, assieme alla troupe messicana, hanno fatto una vigilanza notturna, uno skywatch, e con grandissimo piacere di tutti noi, noi eravamo stanchi morti, quindi siamo andati a letto, eravamo tutti nello stesso hotel, con delle telecamere all'infrarosso sono stati registrati il passaggio di due navi, cioè due UFO. Adesso spero che si possa vedere. Il primo che passa, vedrete che pulsa, cioè espande e contrae il suo alone energetico, e questo, ci insegnava Eugenio quando ancora era vivo, è un saluto. Cioè vuol dire che loro sapevano benissimo di essere ripresi dalle telecamere di coloro che stavano filmando. Ascoltate l'emozione. Bueno, es que se metió en una nube. Ay, en la madre. El flash de la nave. Oye, no mames. Hello. ¿Estás grabando? Sí, ahí está, está grabando. Sapeva di essere ripreso e sentite la grande eccitazione dei ragazzi messicani. Molto complesso che sia un satellite. Ecco, adesso lo perdono. Dopo alcuni minuti ne passa un altro. Quindi segni chiamano segni, quindi cerchi nel grano, le stimmate, gli UFO in questo apparentemente lontano o impossibile connubio, invece in realtà sono segni che sono legatissimi l'uno all'altro e soprattutto sono legati al momento storico di gravissimo pericolo che vive il genere umano.